Carissimi fratelli e sorelle, buona giornata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Iniziamo la nostra preghiera con il cantico di Zaccaria. È il cantico che preghiamo al termine delle lodi mattutine ogni giorno. E sappiamo che è un brano che viene dai cosiddetti Vangeli dell'infanzia, secondo Luca. Quindi narra gli inizi della vita di Gesù. I Vangeli dell'infanzia sono stati scritti però tenendo presente il mistero pasquale. Questo non lo dobbiamo dimenticare. Cioè considerando che quel bambino che veniva annunciato, che nasceva, che veniva accolto ma anche rifiutato, sarebbe stato colui che avrebbe realizzato la salvezza dell'umanità in pienezza nel mistero pasquale. Per questo il cantico di Zaccaria chiama Gesù il sole che sorge, colui che verrà a illuminare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte. E allora lodiamo il Signore perché è venuto a visitarci, incarnandosi e salvando l'umanità. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Vangelo di oggi è ancora secondo Giovanni la terza apparizione del Signore Gesù. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 21, versetti 1-14. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!» Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora».
Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. È un brano, anche questo, nel quale gli apostoli incontrano il Signore e non lo riconoscono subito. Gesù stava sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Cominciano gradualmente a riconoscerlo da quando Gesù li invita a gettare la rete dalla parte destra della barca dopo una nottata di pesca infruttuosa. Ed ecco, le reti si riempiono, dice l'evangelista Giovanni, erano così piene che la rete però non si spezzava e c'erano 153 grossi pesci. Secondo una tradizione, all'epoca 153 erano i popoli della terra conosciuti. Sta a significare quindi che quella pesca che si preannuncia da parte di Gesù con l'invito a gettare le reti davvero raccoglie tutte le genti. Ma voglio soffermarmi non su elementi sui quali siamo tornati i giorni scorsi, come lo spezzare il pane, come la fisicità di Gesù che si fa riconoscere, ma quell'invito: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La barca nei Vangeli sta a raffigurare sempre la Chiesa, la comunità cristiana, una comunità che nel brano della tempesta sedata del Vangelo secondo Marco non viene abbandonata da Gesù anche in mezzo alla tempesta. E Papa Francesco alcune settimane fa ha commentato in una maniera mirabile questo brano. Ora la stessa barca, la barca di Pietro, non vive il dramma di una tempesta, ma vive la miseria, possiamo dire, la delusione di una pesca non riuscita. Quante volte nella nostra esistenza ci rendiamo conto che tanto impegno non porta frutto? E allora di cosa c'è bisogno? C'è bisogno della parola del Signore che ci invita ancora: gettate la rete. Gettare la rete sulla parola del Signore significa continuare a tentare, continuare a sperare, continuare a costruire. E noi abbiamo bisogno in questi giorni di riascoltare proprio questo invito di Gesù: gettate la rete. Ne ha bisogno tutta la società italiana, ma non solo, che ha bisogno di ripartire. Ne ha bisogno la Chiesa, ne hanno bisogno le famiglie che sono state provate sia da un lutto, sia da una malattia, sia dalla sofferenza economica. Gettate le reti. Il Signore non risolve i nostri problemi, ma ci indica la strada per risolverli e non ci abbandona. Gettare le reti significa continuare a tentare nella nostra vita fidandoci di Lui. E oggi mi viene in mente che questo gettare le reti richiede da noi una fede che diventi anche impegno e attenzione a tutte le realtà sociali e politiche. Viviamo in una stagione in cui la politica è molto conflittuale. Anche in questi giorni sentiamo che a livello europeo, nel nostro Parlamento, ma anche a livello globale, non si riesce ad avere una visione comune di ciò che serve alla collettività. È come se si volessero sommare tanti beni individuali. Ma non è questo, dice la dottrina sociale, il bene comune. Non è la sommatoria di tante individualità, perché in esse c'è semplicemente l'egoismo, il desiderio di affermare una propria visione, un proprio pregiudizio, magari anche un proprio interesse.
Il bene comune nasce da un percorso che la società e la politica devono poter fare mettendo da parte gli egoismi personali e cercando ciò che fa crescere insieme una società. Questo richiede un atteggiamento di conversione anche nel nostro approccio alla politica. E voglio leggervi questa mattina, a commento di quel gettate le reti, che io vorrei che interpretassimo tutti come cerchiamo di dare credito a un nuovo modo di stare nella società, interessandoci della politica, e in questo momento non mi riferisco ad amministratori, a politici, a persone in particolare, ma a tutti i cittadini. Interessiamoci a ciò che può farci costruire una politica che abbia al centro la persona e il bene comune. Dicevo, faccio riferimento ad un testo, Mistica Arte, Lettera sulla politica, che raccoglie alcuni interventi di Don Tonino Bello, il Santo Vescovo di Molfetta. Egli, come consuetudine per ogni diocesi, invitava prima del Natale gli amministratori di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi per gli auguri, e in quell'occasione presentava un discorso. Ecco, voglio brevemente citarvi uno di quegli discorsi augurali ai politici di quella diocesi. Egli dice ai convenuti, agli amministratori: ebbene, miei cari, forse siete attraversati sempre più di frequente dalla tentazione di lasciare tutto e ritirarvi dalla mischia. Oggi voglio dirvi una parola di speranza e di incoraggiamento. La parola di incoraggiamento la traggo da uno spunto felicissimo dell'Octogesima Adveniens, una lettera enciclica di Paolo VI, che dice così: la politica è una maniera esigente di vivere l'impegno cristiano al servizio degli altri. E dice: essa è, come afferma la Gaudium et Spes, è un'arte nobile e difficile. Anzitutto arte, il che significa che chi la pratica deve essere un artista, un uomo di genio, una persona di fantasia, disposta sempre meno alle costrizioni della logica di partito e sempre più all'invenzione creativa che gli viene richiesta dalla irripetibilità della persona, cioè dalla persona, delle persone con le loro esigenze reali. Arte, cioè programma, progetto, apprendimento, tirocinio, studio. È un delitto lasciare la politica agli amici, è un sacrilegio relegarla nelle mani di incompetenti che non studiano le leggi, che non vanno in fondo ai problemi, che snobbano le fatiche metodologiche della ricerca e magari pensano di salvarsi con il buon cuore senza adoperare il buon cervello. È un tradimento pensare che l'istinto possa supplire la tecnica e che il carisma possa soppiantare le regole interne di un mestiere complesso. Il secondo luogo, dice il Concilio e lo commenta Don Tonino, è un'arte nobile, nobile perché legata al mistico rigore di alte idealità, nobile perché emergente dalle esigenze di progresso, di pace, di giustizia, di libertà, nobile perché ha come fine il riconoscimento della dignità della persona umana nella sua dimensione individuale e comunitaria. E in terzo luogo, arte nobile e difficile. Difficile perché le sue regole non sono assolute imperiture, sicché proprio per evitare i pericoli dell'ideologia vanno rimesse continuamente in discussione. Difficile perché postula il riconoscimento di tecniche concorrenziali che si ispirano a ideologie diverse da quella della propria matrice culturale, e quindi se ci si trova a confrontarsi con visioni culturali ideologiche diverse diventa difficile dialogare, ma è necessario. Difficile perché esige il saper vivere nella conflittualità dei partiti, contemperando il rispetto e la lotta, l'accoglienza e il rifiuto, la convergenza e la divaricazione. Difficile perché richiede nei credenti in modo particolare la presa di coscienza dell'autonomia della politica da ogni ipoteca confessionale
e il riconoscimento della sua laicità, difficile perché significa sottrarsi alla tentazione dell'integrismo, difficile perché significa affermare, pur nell'ambito della comunità cristiana, un pluralismo di opzioni, anche se questo non significa che tutte si equivalgono o che siano tutte efficaci e significative. Cari fratelli e sorelle, quest'oggi vorrei pregare per tutti i politici, per i capi delle nazioni, le nazioni più grandi. A volte, ecco, si lasciano prendere dall'arroganza, non considerano né i più deboli del loro paese, né tantomeno il dialogo e le condizioni di altri paesi più poveri del mondo. Vogliamo pregare anche per i politici della nostra Italia, chiamati a prendere delle decisioni molto delicate, soprattutto in prossimità della cosiddetta fase 2, e anche per i politici delle nostre città, chiamati ad amministrare il bene comune in una situazione che in questo momento è quanto mai precaria. Che il Signore conduca tutti quanti a comprendere la delicatezza del loro compito, di questa arte nobile e difficile, come dice il Concilio e come commenta Don Tonino. Ma preghiamo anche per noi, perché sappiamo vivere la nostra partecipazione democratica, il nostro approccio alla politica in una maniera matura, né da clienti, cioè da persone, ecco, che dipendono da una politica rinunciando ai loro diritti, né da persone che si disinteressano, e quando una persona delega ad altri le ragioni della propria vita e l'organizzazione della propria vita, ad un certo punto si deresponsabilizza e carica di un'eccessiva responsabilità l'altro. Preghiamo perciò dicendo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E anche oggi ci affidiamo alla Vergine di Ripalta, alla vigilia della giornata in cui la onoreremo in modo particolare nel suo santuario. Domani, vi ricordo, c'è la Santa Messa alle ore 19, preceduta dal Santo Rosario alle ore 18:30. Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima avvocata e protettrice, il nostro cuore ti ama e si commuove al ricordo delle tue misericordie e del tuo amore per noi. La tua immagine luce, conforto e sollievo e gioia alla nostra povera vita ripiena di insidie e di amarezze. Noi perciò in te confidiamo, stendi la tua mano di madre e sollevaci da tutte le tribolazioni che ci affannano in questo misero esilio. Facci sentire la tua parola di paradiso nelle dure sofferenze di questa terra. Guardaci in ogni tempo dall'alta ripa dell'Ofanto, ove siedi pietosa a comune conforto di noi tuoi figli. Aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale. Fa piovere su di noi le acque della Divina Grazia, perché vivendo qua giù la tua vita d'amore, possiamo un giorno vivere la tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. Lo speriamo e così sia. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Maria Santissima di Ripalta, prega per noi. Maria Santissima, Madre di Misericordia, prega per noi. Maria Santissima, Salute degli Infermi, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. San Pietro, prega per noi. San Potito, prega per noi.
San Trifone prega per noi, San Clemente prega per noi, San Leone di Ordona prega per noi, Sant'Antonio Abate prega per noi, Sant'Antonio di Padova prega per noi, San Francesco da Paola prega per noi, San Rocco prega per noi. E tu, venerabile Antonio Palladino, intercedi per questo popolo che hai tanto amato. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona giornata.